5 Stelle si pone su una linea di pensiero diversa, considerano di essere gli unici possibili interpreti del cambiamento, hanno rifiutato le alleanze, dopodiché... Sugli ecoreati avete votato insieme però. Per fortuna hanno scelto di votare il progetto di legge del Partito Democratico sugli ecoreati. È scritto, veramente scritto da un nostro collega Salvatore Non ti deve dare fastidio. Cioè, ragazzi, avete votato insieme, Rocco, mi piace. Non ti deve dare fastidio la democrazia, devi sopportare che anche altri possano avere opinioni diverse da tu. Forza, avanti. E hanno votato invece in maniera difforme da noi sul decreto anticorruzione, col quale per fortuna... Abbiamo rialzato le pene sui delitti di corruzione perché l'Italia è agli ultimi posti del mondo quanto a, cioè ai primi quanto a livello di corruzione nel paese, ma agli ultimi posti per il numero di corrotti in carcere, e anche hanno votato contro la reintroduzione del reato di falso in bilancio, quindi hanno un orientamento del tutto legittimo, per carità, ma ondivago su quello che si deve fare. La direttrice 5 Stelle Carla Ruocco è senza vergogna. Ecco i documenti che la confutano. La legge ecoreati ha avuto il seguente iter: il 19 marzo 2013 il PD presenta la proposta di legge C-342 a firma Realacci ed altri. I 5 Stelle si accodano successivamente a firma Micillo ed altri. Il 19 maggio 2015 è approvata la proposta di legge unificata. Peraltro, questo lo dico a Di Maio, quando le cose si fanno assieme, perché questo deve essere uno sforzo comune, esatto, di società, economia, cittadini, forze politiche, la legge sugli ecoreati ha un primo fiore. È una priorità che deve passare. Sì, ma il nome è mio, il primo della legge. Quella legge è unità di tre leggi, una Realacci, una Micillo e una Pellegrino con una collega di SEL. Che senso ha per propaganda politica dire l'abbiamo fatta noi? Anche perché i nomi in Parlamento sono quelli. Da un nostro collega Salvatore non ti deve dare fastidio.